Un dolore peggio della mamma. Era il ragazzo più buono che esisteva. Il coltello che ha spezzato la giovane vita di Romeo non è stato ancora trovato. Il 17enne, studente all'istituto nautico, calciatore in una squadra locale, è stato colpito all'inguine da un coetaneo a Formia, in provincia di Latina, al termine di una violenta lite. Ha perso molto sangue e quando è arrivato in ospedale le sue condizioni erano disperate. Un momento drammatico per questa città. Da quanto accertato, prima scoppia un diverbio, si arriva alle mani, poi spunta l'arma. La polizia sta cercando di costruire con esattezza il momento, ma tutto sembrerebbe partito da futili motivi. Uno scambio di parole e di offese tra i due gruppi rivali. Questi ragazzi escono con i coltelli. La polizia sta passando al setaccio i filmati delle telecamere della zona per rintracciare tutti i coinvolti, che sarebbero una decina. Il presunto responsabile, un 17enne del Casertano, indiziato del delitto, è stato fermato per omicidio e lesioni aggravate. Ora si trova a Roma, in una struttura per minori, in attesa di essere sentito dai magistrati per la convalida del provvedimento. La famiglia è distrutta, non si può. Che cosa si può chiedere a due genitori di un ragazzo 17enne che non vedono più il figlio tornare a casa? Oltre alla vittima, un altro 17enne è stato ferito. Il fendente l'ha raggiunto ad una coscia, è stato operato d'urgenza in ospedale a Formia. Ora sarebbe fuori pericolo.